minuti a Roma normalmente sono giustificati, vero? Allora, grazie a tutti per essere qui. Oggi abbiamo rotto il ghiaccio. Ci vuol poco questo caso. Dopo decenni, abbiamo imboccato, noi che umilmente ci adoperiamo a vangare, a nuotare, a sopravvivere nella nostra cultura cattolica popolare italiana, abbiamo imboccato la strada, che è una strada quasi rivoluzionaria rispetto agli ultimi ventenni, non decenni, ventenni, no? Che era una strada contrassegnata dall'impegno personale, che poi si è tramutato in diaspora, che poi si è tramutato in frammentazione. Oggi invece nasce un cammino, viene messa una pietra miliare su un'inversione di rotta. L'obiettivo è l'unità possibile. L'obiettivo è l'unità possibile, con tutti le avvertenze, però il mondo a cui noi apparteniamo merita un ruolo diverso, ma questo ruolo lo si può esercitare se tutti siamo convinti che dobbiamo far prevalere l'esigenza dello stare assieme. Questo è il sintetico. Oggi alla presenza del notaio, oltre 50 rappresentanti, a luglio, abbiamo dato vita a Costruire Insieme, un'associazione, Costruire. Gianni Fontana, che ha partecipato ad un convegno a Padova organizzato da Domenico Menorello, citando la Bibbia, ha detto: queste iniziative servono a portare un po' di acqua fresca nelle terre aride. Vedi, io la memoria ce l'ho. Benissimo. Allora, abbiamo dato a questa associazione il nome Costruire Insieme. Non è stata una scelta facile, non è stata una scelta semplice. Abbiamo scelto costruire, cioè aggiungere, progettare, dare un futuro all'Italia, non rassegnarsi, rimboccarsi le maniche, no? Aggiungere qualcosa di nuovo e assieme, recuperando il valore dello stare assieme, del fare squadra, del fare comunità, per ripristinare i corpi intermedi. Guardate che se oggi esistono le due società, quelle che noi dobbiamo contrastare, perché se siamo popolari non possiamo accettare le due società, cioè quelle delle elite e quelle dei centri popolari. Se noi vogliamo superare il rischio delle due società, dobbiamo obbligatoriamente recuperare il ruolo dei corpi intermedi, che sono i partiti, che sono le istituzioni, che sono le organizzazioni di volontariato. Cioè, se si fa questo, allora l'obiettivo del popolarismo può essere ancora rinnovato. Se invece non si fa questo, diventa tutto più. Questo è tempo di difficoltà, è tutto scontato, ma proprio perché è tempo di difficoltà non possiamo cadere nelle semplificazioni. Dobbiamo sapere che la strada, se si vuole arrivare in cima a una vetta, è quella che porta fatica. Se vogliamo andare in cima nel governo della polis, la strada è fare buona politica, andare contro corrente, anche andando contro corrente. La buona politica, che non vuol dire essere quindi né demagoghi, né dare ragione alla piazza, né privilegiare i radicalismi, né nel dare priorità all'economia o al localismo. La buona politica sta davanti e guida tutti i processi. Questa è la strada maestra che noi dobbiamo praticare. Però, amici, questo è il tempo del coraggio. Non esiste una strada già tracciata. Magari nel passato ci sono esperienze a cui possiamo rifarci. Però questo è il tempo del coraggio, che non è essere irresponsabili,
che non è essere temerari. Il tempo del coraggio vuol dire che bisogna osare, ed è meritevole colui che osa, sapendo che osa dentro uno spirito di ricerca. La ricerca, per definizione, qua ci sono docenti universitari a Iosa, Stefano, la ricerca per definizione vuol dire imboccare una strada che non è conosciuta, dove si può anche, tra virgolette, sbagliare qualcosa, ma bisogna sbagliare ed essere in condizione di rimediare, quindi non fare errori irreparabili, ma la ricerca è questo, e noi dobbiamo costruire qualcosa di buono con lo spirito della ricerca. Va rilanciato, signori, l'albero delle, che dire, io lo chiamo l'albero della vita, mi dai uno di quelli? Te che dici questa volta? Grazie. L'albero della vita, l'albero della vita, questo è il frutto di una genialità di un nostro docente universitario che è stato scritto con il governatore della Banca d'Italia. L'albero della vita vuol dire che non sono le politiche dei numeri che risolvono i problemi che ha l'Italia. L'albero della vita vuol dire che bisogna dissodare il terreno, che bisogna coltivare le radici, che bisogna dare ossigeno alle radici, perché è dalle radici che sale la linfa, la pianta si riempie di verde e dal verde nascono i frutti. Non è con le iniezioni dei numeri, del quanto ti fidi, delle informazioni, quelle sono tutte cose meritorie, ma se vogliamo risolvere i problemi dobbiamo andare a scavare qui. Noi dobbiamo, obbligatoriamente, dobbiamo ritornare ad essere protagonisti, forti e consapevolmente forti delle nostre idee, delle nostre proposte concrete, del nostro credo. Abbiamo fatto questo percorso non per issare una bandiera. Qui c'è una sintesi, ad esempio, di un contributo per l'Italia, frutto del lavoro di mesi e di mesi di oltre 40 docenti universitari, dietro i quali c'era anche il suggerimento sempre illuminato del progetto che la Banca d'Italia ha fatto, che contiene delle cose straordinarie, concrete, perché Sergio Marini ci dice, Sergio Marini, che voi conoscete, l'ex presidente del governo, o si fa qualcosa di concreto per il paese, o si capiscono i bisogni della gente, o altrimenti non serve mettersi in politica. Non scendiamo nella politica per essere riconfermati alle prossime elezioni. Si sente sul terreno della politica per risolvere alcuni problemi e poi andare. Se ti rinnoveranno la fiducia, bene, se no andare a casa. Però il compito morale è mettersi per essere utili, non mettersi per arrivare, mettersi per essere utili al paese. Per questo troviamo assolutamente necessario scendere dopo anni, parlo in rappresentanza di questo mondo associativo, scendere nel mondo della politica. Ecco perché in questa conferenza stata avviata verso la nascita di un nuovo soggetto politico. Si fa questa roba per scendere sul terreno della politica. Senza fretta, senza scorciatoie, cioè alla luce adesso qui, si scende sul terreno della politica per dar vita a un soggetto politico nuovo, perché i cattolici non vanno a ristrutturare le case degli altri. I cattolici hanno una storia, hanno un patrimonio che merita da solo a giustificare la loro discendenza. Quindi sono impegnati a creare questo nuovo soggetto politico, che è un lavoro in divenire, che è un lavoro in divenire, che non è niente di facile, perché quello che stiamo facendo, cioè questo qua, il libro che stiamo facendo e che presenteremo a settembre, Il tempo del coraggio, diviso in tre parti, dove avremo una introduzione di tre prelati, un cardinale e due vescovi, che teorizzano la discesa in campo dei cattolici italiani, e poi tutta una serie di contributi. L'ultimo quello di Gianni Fontana, di Mario Tossone, che vedo qua, e dello stesso Stefano Parisi. Quindi siamo interessati ad un partito democratico, ad un partito. Su questo Bonanni è stato, in questo ora, bisogna fare un partito democratico. Ogni tanto bisogna votare. Le leader devono godere del loro consenso pieno. Non si fa un partito per segretario di lì. Un partito democratico. Si deve arrivare a un soggetto plurale.
plurale delle culture. Quindi non nasciamo per dar vita ad una testimonianza di una fetta della dottrina sociale della Chiesa. No, si nasce per dare sintesi alla nostra fetta della dottrina sociale della Chiesa, ma aperti al dialogo con chi con noi crede nella pace, nella giustizia, anche se ha idee o proviene da strade diverse. Il fatto che qui ci sia Stefano Parisi è l'incarnazione di questa filosofia. Cioè, dobbiamo imparare a dialogare, dobbiamo imparare a trovare nuove convergenze in modo da costruire un soggetto che non sia di esclusività nostra, ma dove noi possiamo portare un contributo non personale, ma dell'area politica che rappresentiamo. Si diceva delle tematiche, diciamo, delle questioni concrete. Poi ci saranno altri interventi che però io metto al primo punto, il lavoro. Il lavoro è la prima e la massima espressione della dignità della persona umana. Se abbiamo una società fondamentale italiana che soffre così tanto, amici, vuol dire che la nostra Costituzione forse qualche non bisogno di ristrutturazione, ma bisogno di realizzazione che è mancato. No, qui si è voluto dire, allora cambiamo la Costituzione, realizza quello che c'è, che è una delle Costituzioni, il governatore è una delle Costituzioni più belle al mondo. Termino dicendo, e prendendo a testimonial una personalità che non voglio tirare per le giacche, non la voglio tirare per le giacche, però l'ha detto al 150° dell'Azione Cattolica, questo qua. Dovete scendere in politica, ma per favore, nella politica con la P maiuscola, dove il dialogo deve diventare la spina dorsale del vostro agire, perché attraverso il dialogo nascono le convergenze, attraverso il dialogo si migliorano le proposte, attraverso il dialogo si crea il consenso da condividere. La conferenza stampa di questa mattina comunica la nascita di questo stato nascente, ma anche dice in maniera chiara, e lo testimonia la presenza di Stefano Parisi, e la testimonia della presenza di Stefano Parisi, che si vuole fare squadra, che si vuole condividere, che si vuole cooperare per mettere assieme le culture. No, quindi è un lavoro faticoso, certo che è un lavoro faticoso. Qui non si tratta di fare un convegno, sai, quelli che nei giorni scorsi hanno detto facciamo il convegno al Teatro Brancaccio e chiamano 10 persone, ma figurati se quello è recuperare, no, alla fiducia tanto disagio sociale che c'è. Un amico mio gli dice, Dio, ma ho visto che fate sta roba, ma guardate che la gente mi ha piene le scatole. Io ho detto, hai ragione a dire che mi avete piene le scatole, ma sta a noi, Stefano, dimostrare che non siamo come gli altri, che stiamo facendo le cose non per fare una listarella, stiamo facendo le cose per dare una risposta vera ai problemi veri che ha l'Italia, con l'esperienza di Stefano, che è una risorsa, che ha dimostrato. No, Stefano, per chi non lo sapesse, lui si è presentato con me dicendo, guarda che tu eri della CISL dei cattolici, ma io ero della CISL in un'altra area, ma ero anche io della CISL, quindi le radici sono comuni e dobbiamo solo scavare per trovare la strada buona per tutte le energie siano finalizzate alla prova finale. Vi annuncio che a settembre faremo la presentazione di questo libro, che ci sono altri amici che stanno lavorando per magari fare un approfondimento tipo una Camaldo di 2.0, che ci sono altri amici che lavorano per fare una scuola di formazione per laureati, ma il punto d'arrivo è, una volta che abbiamo fatto con Stefano Parisi, riuscire a fare un appuntamento nazionale che metta assieme le forze e contenga le caratteristiche
ben chiare, ben nucleate di quelli che saranno i caratteri dell'eventuale nuovo soggetto politico che andremo a avere. Io termino qui e ringrazio tutti quelli che ci hanno messo mano in questo tempo. Grazie Ivo, grazie per quello che hai detto e anche grazie a tutti voi che siete qua in questa fresca sala dell'istituto. Ma io credo che il compito in questo momento è molto importante. Noi abbiamo cominciato un anno fa, proprio in questi giorni, a costruire Energia per l'Italia, cioè partiamo da un pensiero, siamo partiti dal pensiero che la politica deve tornare ad avere dignità, che deve essere una politica, deve tornare ad avere qualità nelle persone, qualità nella proposta e consenso, e quindi riprendere la fiducia di tanti che l'hanno persa nella politica. Oggi la politica è la parte, più la reputazione dei politici, della politica oggi è molto bassa, e questo è un rischio molto alto per la nostra democrazia, è un problema molto importante. Allora, il lavoro che stiamo facendo è un lavoro imponente, perché partiamo da zero, partiamo con degli amici a Milano, abbiamo cominciato a costruire una rete sul territorio, abbiamo cominciato a costruire soprattutto programmi, soprattutto idee, ascolto, capacità di elaborare un programma per far uscire fuori il paese da questo degrado e da questo crollo del sistema istituzionale, statale, locale che c'ha il paese per colpa di una classe politica che non sa entrare. Io penso che negli ultimi 25 anni noi siamo stati governati da persone che non sono state in grado di tirar fuori l'Italia dalle secche in cui era già alla fine degli anni 90. Ora io non mi dilungo in analisi, perché credo che oggi quello che conta è soprattutto capire quali sono i nostri fondamentali e qual è il nostro metodo. Allora, io sono convinto che noi da molti anni siamo in un'altra epoca rispetto a quella che abbiamo conosciuto, e penso che tutti noi reagiamo a questa nuova epoca che è fatta di globalizzazione, di trasformazione digitale, di fenomeno dell'immigrazione così potente, del degrado demografico, della crisi sociale e degli individui, del terrorismo internazionale islamico. Cioè è un'epoca che è segnata da questi fatti, in positivo e in negativo. Io penso soltanto che la politica, non in Italia, in tutto il mondo, la politica tradizionale, i partiti tradizionali abbiano reagito a questa nuova epoca usando dei criteri, delle categorie sbagliate, usando le categorie del secolo scorso. Invece noi dobbiamo ripensare dov'è che si genera la rabbia, in quel punto dove si genera la rabbia dobbiamo essere in grado di risolvere il problema. Quel punto dove si genera il disagio noi dobbiamo essere in grado di dare una risposta. E non è né l'ipocrisia della sinistra né gli slogan di certa destra che possono dare una soluzione a quei problemi, ma dobbiamo rimettere in moto il pensiero politico, il pensiero economico, il pensiero sociale. Perché purtroppo lo dico, noi non abbiamo oggi riferimenti, ma forse per certi versi è anche positivo che non ci siamo. Nel senso che credo che sia importante che i nostri riferimenti ripartano dalla nostra capacità di rimettere in gioco il nostro pensiero. Oggi non ci sono paesi che hanno risolto questi problemi nel mondo occidentale. E quindi la sfida è molto importante. Quando Renzi scrive sul suo libro che il fenomeno dell'immigrazione potrà durare altri 20 anni, non ha capito, questo è un fenomeno secolare. Perché la popolazione dell'Africa crescerà di 2 miliardi e la nostra popolazione si ridurrà di 70 milioni nei prossimi 30 anni, 40 anni. Davvero possiamo pensare di risolvere il problema soltanto con le navi o con dei centri o dobbiamo pensare in un modo completamente diverso allo sviluppo del mondo e del nostro ruolo nello sviluppo del mondo? Davvero questi fenomeni possono essere affrontati con la superficialità con cui vengono affrontati oggi dai giornali e dalla politica, o dobbiamo rimettere in moto un pensiero? Dobbiamo liberarci da
dai sondaggi, dagli algoritmi, da questo modo di seguire l'opinione pubblica di una classe dirigente che segue. Quando Kohl unifica la Germania, non fa un sondaggio, unifica la Germania, perché pensa che quello sia il futuro dell'Europa. Quando la Thatcher ha fatto le politiche che ha fatto in Gran Bretagna, tirandola fuori da un disastro, non ha fatto il sondaggio. Se le avesse fatto, forse non avrebbe fatto nulla. Però noi dobbiamo ritrovare questo, il coraggio della politica, il coraggio della visione. Quale paese vogliamo fra 20 anni? E ma siccome è molto complicato, è un lavoro che richiede tanto contributo di tante persone, dell'idea, soprattutto della discussione. Dobbiamo ritrovare un luogo politico, questo è il nostro movimento politico, un luogo di discussione, di confronto politico. La politica ha completamente brasato i cervelli dei politici, non c'è più discussione dentro i movimenti o dentro i partiti. Ci sono sondaggi, algoritmi, qualche slogan, e cioè tutti quanti che seguono i leader, che cosa dicono? Grillo, Salvini, Berlusconi o Renzi, in televisione, quindi la politica segue queste cose che vengono dette in televisione. Ma in maniera priva di qualsiasi discussione che riguarda il territorio, la tua società, quello che avviene nella realtà quotidiana. E allora qual è il nostro lavoro? Dobbiamo basarci su quelli che sono i nostri fondamentali. E da lì dobbiamo partire con i nostri punti di riferimento per costruire un pensiero nuovo sul futuro dell'Europa. Dobbiamo farlo partendo dai nostri fondamentali, dalle nostre radici giudaico-cristiane, dal valore della famiglia, dal valore delle identità locali e nazionali, dal valore dello Stato laico, dal valore della libertà della donna e della famiglia. Dobbiamo ripartire dal pensiero dello Stato, che cosa deve garantire e cosa non deve più garantire, perché è la società, la comunità che devono sviluppare le funzioni pubbliche che oggi sono sviluppate da uno Stato inefficiente. Se siamo d'accordo su questi principi, allora io credo che noi possiamo lavorare insieme. Poi certo che avremo idee diverse, ma per fortuna che avremo idee diverse. Oggi io in questo momento credo di essere in grado, in questo momento, come io provo da solo, senza nessuno che ci aiuti, provo a interpretare il mio popolo, il mio paese, in questa fase storica del mio paese. Tra 4-5 anni magari non sarò più in grado di farlo, e allora devo essere mandato via. Perché Forza Italia è morta, non c'è più? Perché non ha avuto la capacità di rinnovarsi, non ha avuto quella che tu hai chiamato Partito Democratico, se poi ma insomma non ha avuto la capacità di avere una dinamica democratica al suo interno. Perché guardate che sanno la dinamica democratica, sanno lo scontro tra idee, tra pensieri diversi. Io in questo momento penso che l'Italia abbia bisogno di ridurre in modo profondo il peso dello Stato e di liberare la società. Penso che bisogna abbandonare le politiche redistributive, perché non ci sono politiche redistributive sane, solo le politiche meramente redistributive che ha fatto il centrodestra e il centrosinistra in questi 20 anni, perché dobbiamo riprendere lo sviluppo, solo così si possono redistribuire bene le risorse, solo crescendo. Ma questo è quello che penso io, può essere benissimo, io sto parlando tante volte in questi mesi con persone che la pensano non personalmente, ma non è detto che non si possa lavorare insieme, se gli scopi sono gli stessi. Ed è giusto che ci sia un confronto tra quello che io penso in questo momento, che io castigo come liberale popolare riformista, e ci sono delle idee che invece possono essere più strettamente popolari tradizionali, che si riferiscono di più a quello che accade in un altro tipo di pensiero. Io personalmente non sono keynesiano, anche se lo sono, ma non vuol dire, cioè io credo che quello che sia giusto è il luogo del confronto, è il luogo della costruzione. Perché guardate, la costruzione del movimento politico deve fare questo, deve elaborare idee politiche e deve presentare persone di qualità. Guardate che questo secondo è un tema molto importante, perché io non penso che ci sia, io non credo una rottamazione su tutto e subitaggio. Però la capacità di interpretare la tua epoca e il tuo tempo è molto importante. La può fare una persona che ha 70 anni di esperienza e la può fare un giovane. E viceversa, ci può essere un giovane che non è in grado di interpretare il suo tempo, guarda Renzi, e ci può essere delle persone più avanti nel tempo che hanno perso il contatto con la realtà, perché non sono più in grado di capire cosa succede intorno a loro. Succede. E allora la capacità di mettere in prima fila, di proporre per le candidature, per avere gente di qualità alla Camera e al Senato, e chi pensa di non essere più in grado deve poter fare un passo indietro e dare una mano da dietro. È importante,
In politica non si deve essere tutti protagonisti, la politica è un momento di generosità, di carità, di lavoro per gli altri, non è un lavoro per se stessi. Sgomitare per stare in prima fila, io scusate lo dico perché in questi giorni sono mesi che mi capita di parlare con pezzi di politica che vogliono venire a costruire un soggetto politico. Però poi non lo fanno perché aspettano quella legge elettorale, perché allora forse mi conviene andare con Berlusconi, poi mi sa con Renzi. Va bene, sono tutti, è tutto legittimo, ci mancherebbe altro. Però noi stiamo facendo un'altra cosa, noi stiamo ricostruendo la dignità della politica. E la dignità della politica parte dalle idee, parte dalla forza e dalla motivazione di cambiare questo paese. E soprattutto abbiamo bisogno di gente onesta, di gente integra. La rabbia nasce anche da quello, da una politica che in questi 20-30 anni è degradata negli interessi personali. Questo non possiamo permettere, io penso che tutto quello che è stato fatto in questi 25 anni dalla politica contro la corruzione sia tutto sbagliato. Sotto la pressione mediatica e giudiziaria i partiti invece di affrontare il loro problema, cioè di mettere gente onesta a fare politica, si sono circondati di sistemi di controllo, di magistrati, di assessori alla legalità, addirittura anche dell'ANCI. Niente di peggio, io mi vergogno di essere cittadino di un paese che ha un'autorità contro la corruzione, che non fa altro che avere strumenti che stanno soltanto aumentando la confusione all'interno dell'amministrazione pubblica e quindi aumentano il terreno nel quale si può continuare e può crescere la corruzione, l'esatto opposto di quello che bisogna fare. Allora, io credo che questo sia dei nostri grandi temi, credo che su questo dobbiamo lavorare. L'ultimo pezzo. L'unica cosa che voglio dire è come funziona Energie per l'Italia, che è in luce quello che poi sarà, io spero, la casa di tutti quanti voi. Non è un partito come quelli che abbiamo conosciuto, non ci saranno più, a mio avviso, quei partiti, non c'è più una persona che si iscrive a un partito. Perché mi devo iscrivere a un partito? Invece io penso che Energie per l'Italia è così costruito il suo statuto, vive di associazioni, vive di corpi intermedi. Il luogo dove le persone fanno politica, il luogo sano dove le persone fanno politica è quello, sono le comunità. Quando uno di noi si occupa della propria comunità professionale, di impresa, di quartiere, di condominio, che fa volontariato, si occupa della sicurezza, del degrado urbano, sta facendo politica. Lasciamo fare politica là, diamogli una mano. Questo io credo che sia molto importante. Far diventare il popolo, deve diventare società, quello deve fare la politica, deve fare in modo che il popolo costruisca intorno a sé il valore della società, il valore della comunità. E allora dal punto di vista statutario noi non siamo un partito tradizionale, ma siamo un movimento che vuole mettere in rete le associazioni, cioè a cui si aderisce come associazione oltre che come persone fisiche, ma prevalentemente quello è il tema vero. Perché se ci sono delle best practices a Udine, le possiamo trasferire nel lavoro delle comunità in giro per l'Italia. E quindi dobbiamo fare anche un service, scusate il termine in inglese, un servizio a coloro che vogliono sviluppare quel tipo di attività e svilupparlo in tutto il territorio nazionale. È un pensiero diverso della politica. Non è la politica che cala dall'alto e dà ai suoi iscritti, ai cittadini, le sue indicazioni, ma è la politica che vive della politica. Cioè che vive nel momento in cui il popolo diventa società, in cui le persone diventano comunità. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo riuscire a fare. Io l'unica cosa che vi dico è che, cioè, nel senso che nel tanto tempo che ci sentiamo insieme, abbiamo fatto tante riflessioni, ora è il momento dell'agire, perché tra qui a poco tempo si voterà. E noi non possiamo permettere che di nuovo ci sia una rappresentanza in Parlamento fatta dai politici, dalle politiche, dai partiti tradizionali. Noi siamo l'unico soggetto nuovo che c'è oggi in Italia nel panorama politico, abbiamo fatto un grandissimo lavoro organizzativo e ideale, oggi però ci voglio dare una mano. Non si può presentare, se ci credete dobbiamo spiegare i tecnici, ma se ci credete dobbiamo tirarci sulle mani, metterci in faccia. Cominciare a lavorare, decidiamo il nome che ci vogliamo dare a noi stesso, cerchiamo di darci un nome che la gente capisca, non che capiscono soltanto gli addetti alla politica o i politici del secolo scorso, cerchiamo di darci un nome che fa che la gente capisca, ma lavoriamo, dobbiamo tirarci sulle maniche, non abbiamo più tempo da perdere, la situazione, il rischio di avere di nuovo il
Parlamento, gente che non va bene, il 50% degli italiani che non vanno a votare è altissimo. La nuova legge elettorale, io mi auguro che sia il passaggio dalla terza alla seconda repubblica, dalla seconda alla terza repubblica. Cioè abbandoniamo finalmente questo sistema maggioritario che ha ucciso il pensiero politico per andare finalmente in un sistema proporzionale. E noi saremo il primo soggetto politico che si presenta sulla politica italiana che nasce in un sistema proporzionale, che nasce in una logica, cioè una casa nella quale la gente si trovi a proprio agio a votare, che si voti per qualcosa e non contro. E solo il sistema proporzionale ti consente di far questo. Però, amici miei, non abbiamo più tempo, dobbiamo accelerare, dobbiamo sbrigarci, ci sta, noi costruiremo un grande movimento politico, saremo forti, abbiamo un potenziale enorme nel panorama politico italiano, abbiamo una collocazione chiara su quello che vogliamo fare nel futuro del nostro paese, però abbiamo bisogno di tanta gente, tante braccia di persone che vengono a lavorare, che ci diano una mano, perché poi le elezioni si devono vincere e il consenso di altra gente lo dobbiamo avere. Grazie.